Ciao a tutti! Qualche mese fa vi annunciai la mia intenzione di registrare il video che sto per registrare ora. Ci ho messo diverso tempo poi alla fine a decidermi, un motivo abbastanza semplice. Ci tenevo tantissimo a fare questo video, ma nello stesso tempo non sapevo bene come approcciarmi al discorso che vi sto per fare, né che taglio dare a un tipo di video di questo genere. Come avete visto dal titolo, parliamo di età vittoriana, in Inghilterra, ovviamente. Ovviamente con un'attenzione particolare alla letteratura del periodo e a dei libri che vi voglio consigliare. La mia difficoltà stava appunto in come strutturare il video, nel senso che io non ho né le conoscenze, né le capacità, né tantomeno lo spazio per affrontare in maniera esaustiva, dal punto di vista storico, politico, ma anche della letteratura, il periodo vittoriano inglese, ovviamente. Mi interessa di più farvi passare, il mio percorso, quindi come sono arrivata alla scoperta di alcuni libri e il motivo per il quale la scoperta di questi libri ha suscitato in me un interesse, che è un po' quello che mi succede sempre quando un libro tira l'altro, diciamo, no? Quando dalla lettura di qualcosa vado ad approfondire. Non stiamo parlando ovviamente di un discorso accademico, cioè il mio approccio non è mai quello di prendere un periodo, una corrente letteraria, un autore, quello che è, e studiarlo in maniera accademica, principalmente perché per me la lettura in primo luogo è un immenso piacere, una grande passione, è un piacere e tale deve rimanere. Io non ho intenzione di far diventare la lettura, per quanto approfondita, una materia di studio. Ho quasi 46 anni, ho fatto diversi esami nella mia vita, ho già studiato in senso classico. Quello che viene d'ora in poi, cioè che è venuto da dopo l'università in poi e che viene d'ora in poi, è pura curiosità, puro interesse personale che mi fa venire voglia di approfondire determinate cose. Quindi diciamo che questo può essere anche un esempio di come io, di come in me nasce un interesse così a caso magari e di come poi vado in maniera, ripeto, non accademica e anche divertente ad approfondire qualcosa. Questo per dire anche che si può fare. Non c'è bisogno di approcciarsi in maniera didascalica a determinati temi, ma si possono trovare anche metodi o letture che permettano, di andare anche a conoscere delle cose nuove senza doverle studiare, cioè non perdendo completamente l'approccio scolastico alla tematica. Allora, dicevamo età vittoriana. Allora, tre cose proprio di numero ve le devo dire sull'età vittoriana inglese, giusto per contestualizzare il periodo di cui stiamo parlando, anche se lo conoscerete tutti, però serve quello che vi dico ora da cornice. Ovviamente, come sempre, mi sono fatta tutti i miei appunti perché io non voglio mai lasciare niente al caso. Allora, età vittoriana è ovviamente l'età segnata dal lunghissimo regno della regina Vittoria, regno che va dal 20 giugno del 1837 fino alla morte della regina il 22 gennaio del 1901. Quindi parliamo di un arco di tempo piuttosto vasto. Dal punto di vista dell'approccio principalmente politico-storiografico, si fa risalire l'età vittoriana addirittura prima del regno della regina Vittoria. Lo si fa coincidere con l'approvazione del Reform Act del 1832, che è una legge sulla rappresentanza del popolo, quindi una modifica del sistema elettorale che allarga appunto il suffragio elettorale. È ovviamente un qualcosa che va a incidere profondamente sull'assetto della società. Allora, si tratta di un periodo di tempo che vede una relativa pace tra i popoli, tra le superpotenze, perché abbiamo un assetto politico, quello che derivante dal congresso di Vienna del 1815, che dona, almeno in quel periodo, una certa stabilità, anche se poi
è un po' il prodromo di quello che poi accadrà dal 1900 in poi, ma in quella fase diciamo che questi assetti assicurano una certa tranquillità tra il popolo. Per questo motivo l'età vittoriana è considerata per l'Inghilterra un'età di grande sviluppo, di grande creatività sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, appunto, dal punto di vista politico abbiamo questo ampliamento del suffragio elettorale, poi consolidamento ed espansione economica, coloniale e industriale. E sappiamo perfettamente che la rivoluzione industriale comincia in Inghilterra per quanto riguarda l'Europa. E poi ci sono degli enormi, ma enormi cambiamenti demografici. Allora, ho trovato dei dati che fanno impressione. Allora, la popolazione di Inghilterra e Galles raddoppia da 16 milioni 800 mila abitanti nel 1851 a 30 milioni 500 mila abitanti nel 1901. Ciò deriva da una fortissima urbanizzazione delle città, specialmente di Londra, dall'abbandono delle campagne, per cui diciamo, la popolazione più povera si è spostata in massa nelle città per cercare lavoro, cosa che ha portato moltissime conseguenze non sempre positive. Innanzitutto, il sovrappopolamento ha generato problemi enormi sia dal punto di vista abitativo, cioè c'erano proprio c'è una grandissima mancanza di alloggi, spesso c'era una coabitazione quasi forzata tra tante famiglie in luoghi che non erano neanche adatti ad essere abitati. Il tipo di lavoro che veniva ricercato era un lavoro ovviamente non altamente specializzato, il che ha portato, questi elementi hanno portato ovviamente ad aumentare moltissimo la massa di povertà, quindi anche una forbice, un divario sempre maggiore tra le classi più ricche e le classi più povere, il che ha portato a gravissimi problemi, quali ad esempio la prostituzione. La prostituzione, specialmente nelle grandi città, specialmente a Londra, dà problema etico-religioso e della morale, che in epoca vittoriana ha un peso enorme sulla vita delle persone, diventa ben presto un problema socio-economico. Sono tantissime le bambine, donne che tra i 12 e i 22 anni soprattutto sono costrette a prostituirsi. Abbiamo anche quindi un'enormità di orfani, di bambini abbandonati, spesso figli delle prostitute, quindi di morti infantili molto elevate, oppure appunto del problema, un vero e proprio problema dell'infanzia. Queste diciamo sono le problematiche sociali ed economiche più importanti di questi grandissimi cambiamenti. Facevo cenno prima alla questione della morale. In età vittoriana, la morale era intesa proprio come un codice morale. Le famiglie, specialmente quelle borghesi, aristocratiche, più agiate, avevano proprio un codice morale, delle norme che rispettavano nel quotidiano. Era fortissimo questo senso appunto di onore, di pudore, attenzione alla famiglia, valori patriottici erano molto importanti a quell'epoca. C'è da dire anche che ben presto questo tipo di morale piuttosto rigida ha portato anche a una doppia morale, quindi a una sorta di ipocrisia, ovviamente, perché nel momento in cui abbiamo una morale così rigida e un aumento così esponenziale della prostituzione, capiamo bene che qualcosa non combacia pienamente. La questione prostituzione morale è molto influente anche sulla questione femminile, nel senso che la morale vittoriana esalta in un certo senso la purezza del femmineo, idealizza e in un certo senso rende più rigida l'idea di donna, che è la donna madre di famiglia.
la donna che deve stare in casa e lo sappiamo che cosa significa tutto ciò. Molto interessante, ad esempio, per quanto riguarda la doppia morale, è l'approvazione della legge nel 1857 della legge sul divorzio. Effettivamente l'Inghilterra è piuttosto anticipatoria dei tempi, nel senso che prevede lo scioglimento legale di una coppia sposata, ma un uomo può chiedere il divorzio in caso di adulterio della donna, chiederlo e gli è concesso in caso di adulterio della donna, ma se una donna chiede il divorzio in caso di adulterio del marito, le viene concesso solo se associato a crudeltà. Quindi se solo se la donna è maltrattata, mentre di fatto un uomo può ripudiare sua moglie anche in caso di sospetto di adulterio. È questo un periodo molto 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 creativo a livello proprio delle arti, ma anche solo degli intrattenimenti. È un periodo che abbandona in un certo senso il razionalismo. Abbiamo molta più attenzione al romanticismo, ma anche al misticismo. È un periodo fiorente per quanto riguarda, gli studi e la passione di tanti, di tutte le classi, in merito appunto a, pratiche di, sedute spiritiche, evocazione degli spiriti, ipnotismo. C'è tantissimo interesse a questa materia, cosa che avrà lunghi strascichi in Inghilterra. Perché anche ai primi del Novecento abbiamo anche letterati, persone di un alto livello culturale assolutamente interessati a queste tematiche, tematiche che influenzano ovviamente anche tutte le arti e la letteratura. In un periodo di relativa pace, l'arte ha spazio in un certo senso per essere coltivata. Ma in un periodo di così grandi cambiamenti ha anche tanti temi che può affrontare, qui mi riferisco principalmente alla letteratura, perché in letteratura sono tantissimi gli scrittori che hanno affrontato, denunciato, messo all'indice anche tutte le contraddizioni di questo periodo storico. Gli intrattenimenti erano molto molto diffusi a tutti i livelli sociali, c'era un grande interesse per il teatro, per l'opera, per gli spettacoli in genere. E molta della popolazione era anche molto dedita al gioco d'azzardo, tant'è che c'erano anche tante associazioni religiose e no che si occupavano in un certo senso di eliminare o comunque ridurre la pratica del gioco d'azzardo in Inghilterra in quel periodo. C'erano anche tante associazioni che si occupavano di salvare le donne perdute. All'epoca veniva definita una donna perduta sia una prostituta che qualsiasi donna che avesse rapporti fuori dal matrimonio, anche che fosse stata violentata, ad esempio. Era una donna che perdeva completamente ogni tipo di valore sociale, quindi c'erano queste associazioni che cercavano in qualche modo di reimmetterle in quella che veniva considerata la società giusta, ma a livelli sicuramente bassi. Venivano queste donne di solito accolte in casa di persone ricche come domestiche. La condizione del lavoro era allucinante in quel periodo. Uno dei drammi dell'epoca era il lavoro minorile. Tantissimi scrittori, Dickens in primis, si è occupato della denuncia del lavoro minorile. I bambini venivano utilizzati per lavorare nelle fabbriche, specialmente perché erano piccoli, e venivano nelle fabbriche tessili soprattutto utilizzati per scivolare su telai per andare a recuperare rocchette di filo. Venivano utilizzati nelle miniere, proprio perché erano piccoli. E incredibilmente erano tantissimi bambini usati come spazzacamino. Noi abbiamo un po' tramandato forse dalle fiabe questo concetto di spazzacamino un po' edulcorato e poetico, ma il lavoro che facevano questi bambini dai 5 anni in poi era quello di calarsi appunto nei camini per pulirli e la mortalità
infantile dovuta a questo lavoro era a livelli assurdi. I bambini morivano spesso soffocati o per malattie respiratorie dovute all'inalazione del carbone, di quello che respiravano costantemente facendo questo lavoro assurdo. In generale, le condizioni di lavoro erano terribili. Le ore di lavoro erano, me lo sono anche scritto, vediamo se le ritrovo. Ore di lavoro 64 la settimana in estate, 52 in inverno. I domestici lavoravano fino a 80 ore alla settimana. Quindi diciamo che l'età vittoriana ci presenta tante cose. Ci presenta un periodo molto fervido per quanto riguarda le arti in generale, un periodo importantissimo dal punto di vista dello sviluppo economico, dei cambiamenti politici, dei cambiamenti sociali, ma anche delle grosse sacche di problematiche. Che riguardavano la grande maggioranza della popolazione, che riguardavano appunto la povertà, la mortalità precoce, lo sfruttamento, la questione femminile, la questione dei bambini e degli orfani. Allora, per andare alla letteratura, io a questo punto farei una cosa e vi racconterei da dove è partito tutto per quanto mi riguarda. Tutto è partito da questo libro, da questo specifico libro, che è Tempi difficili, Hard Times di Charles Dickens. Non è un mistero, se frequentate questo canale, per voi sapere che io adori Charles Dickens, ma tutto è cominciato da qui. In realtà la mia passione per i classici è cominciata in età molto giovane, ma i primi classici che io ho letto sono stati i classici russi, poi sono passata ai francesi, poi me lo ricordo perfettamente, mi ricordo di aver pensato che non avevo mai letto niente di inglese, ho preso questo a caso e anche perché forse è il libro più breve di Dickens, quindi il mio ragionamento è stato semplicemente quello di farmi un'idea. Da qui è partito tutto, da qui è partito tutto l'interesse, tutte le letture che sono venute dopo. Allora, Hard Times di Charles Dickens è il suo decimo romanzo ed è uscito nel 1854. È senza dubbio il romanzo con un valore più politico rispetto a tutti gli altri. Allora, Charles Dickens, lo sapete benissimo, è uno dei più grandi scrittori, rappresentativi dell'epoca vittoriana. Il suo interesse per la denuncia di certe problematiche che riguardavano la sua società è sempre stato molto vivido, vivo e acceso fin dai suoi primi scritti. Si è sempre occupato nella letteratura, ma anche attivamente, essendo anche firmatario, promulgatore di leggi, delle condizioni sociali ed economiche della gente più povera. Aveva particolare attenzione all'infanzia, lo sapete tutti, quindi non solo l'infanzia degli orfani, ma l'infanzia di tutti i bambini, alla scolarizzazione dei bambini. All'epoca in cui cominciò a scrivere Dickens, solo il 20% dei bambini in Inghilterra frequentava la scuola. Questi erano temi a lui molto molto cari, temi che escono praticamente in qualsiasi suo romanzo, magari con un taglio più satirico in alcuni casi, più comico, ironico in altri, più tragico in altri ancora, o con tutti questi elementi all'interno dello stesso libro. In questo sicuramente il taglio è più satirico-politico. Su Dickens in particolare avrei molto 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 da dire. Tra cui qualcuno trovo mi ha anche chiesto di dedicare a lui un video, ma per fare un video su Dickens io necessito di conoscere molto di più. Innanzitutto vorrei leggere ancora almeno un paio di libri tra i suoi fondamentali e poi ho un desiderio immenso che è quello di leggere la biografia di Peter Ackroyd, che è uno dei biografi più accreditati inglesi, che ha scritto la biografia più accreditata su Charles Dickens. Perché vi dico questo? Perché è vero che si può godere tantissimo di una lettura anche conoscendo pochissimo della biografia di uno scrittore e che secondo me poco importa avere una conoscenza
da gossip di alcuni eventi di alcuni scrittori, ma Charles Dickens è una figura anche piuttosto controversa, nel senso che la sua vita privata non è sempre stata cristallina e è stato spesso, diciamo, è stato spesso fatto il paragone tra come lui viveva e quello che poi propugnava quando scriveva. Quindi voglio farmi un'idea un pochino più chiara su questi argomenti che sono veramente importanti e poi farvi un video in merito. Questa comunque era una piccola parentesi per dire che questo forse è il suo libro più politico. È stato paragonato come tematiche a Nord e Sud di Elizabeth Gaskell, un'altra scrittrice esponente dell'età vittoriana importantissima che io purtroppo non ho ancora letto. Questo è un libro che si focalizza appunto sulla rivoluzione industriale. È ambientato in una città di fantasia che Dickens ha chiamato Coketown, quindi letteralmente la città del carbone, e si occupa appunto della denuncia dell'utilitarismo, che era una corrente di pensiero di cui era portatore Jeremy Bentham all'epoca, che si focalizzava sull'aspetto pratico della vita, quindi sul raggiungere degli obiettivi attraverso i fatti. Quindi una concezione anche piuttosto materialistica della vita, che lasciava molto da parte gli aspetti più morali, spirituali e anche emotivi della vita dell'essere umano. Charles Dickens si scaglia attraverso il suo racconto godibilissimo contro questo tipo di pensiero. Questo è, secondo me, il romanzo in cui esce di più la sua ferocia a livello di satira. Abbiamo un personaggio che è preso veramente come bersaglio. Qui siamo già oltre la sua prima fase di scrittura. Nei suoi primi libri, i personaggi di Dickens erano personaggi quasi caricaturali, ve l'ho detto tante volte. Erano dei personaggi che andavano in un certo senso a ricoprire un ruolo, una funzione, quello che dovevano avere per dimostrare le tesi di Dickens. È un atteggiamento che io di solito non apprezzo moltissimo, specialmente negli scrittori moderni. Ma per Dickens il discorso è veramente a parte, perché la sua capacità descrittiva, introspettiva, questo acume incredibile che aveva di discernere completamente l'animo umano, di creare un personaggio dal niente, di farcelo apparire nonostante incredibile, estremamente credibile, ce l'aveva solo lui. Io adoro Dickens, adoro il suo modo di penetrare i personaggi, la sua epoca e tutto quello che ci sta intorno. Vi leggo un attimino solo qui dietro, giusto per darvi un'idea della trama. Allora, Dickens, come tutti i veri grandi narratori, fu una specie di sociologo. Osservò la società in cui viveva e non poteva non accorgersi del nuovo mondo creato dalla rivoluzione industriale. Un mondo duro, pieno di fatica e di dolore. Al suo apparire, tempi difficili fece molto scalpore e suscitò reazioni contrastanti. Macaulay, storico e uomo politico assai influente, rifiutò di recensire questo libro perché disapprovava il suo cupo socialismo, mentre John Ruskin, esperto d'arte e spirito umanitario, lo giudicò il miglior romanzo di Dickens. George Orwell, l'autore della Fattoria degli animali di 1984, disse che non trovava in tempi difficili una riga che potesse essere chiamata propriamente socialista. Al contrario, vi trovava un orientamento decisamente favorevole al capitalismo. In realtà la simpatia di Dickens non va a Mr. Bounderby, che è quel personaggio contro cui in realtà Dickens si scaglia, di cui vi accennavo prima. È un imprenditore senza scrupoli, il cui unico obiettivo è il profitto, ma neanche al sindacalista demagogo Slackbridge. Va probabilmente alla dolce e indifesa Luisa Gradgrind, figlia di un uomo attento sugli aspetti pratici e concreti della vita, che crede ciecamente ai principi dell'utilitarismo. Dove troverà la delicata Luisa in questi tempi difficili la felicità? È bellissimo, è veramente un libro bellissimo. Oltre a questo, per iniziare con Dickens, perché qui veramente trovate tanti temi di Dickens senza affrontare una scrittura a volte, anzi spesso molto lunga, prolissa e piena di digressioni,
Vi consiglio anche le avventure di Oliver Twist, di cui ho parlato moltissimo in tanti video quest'anno, quindi non mi voglio dilungare. Si tratta comunque del secondo romanzo di Dickens. Qui Dickens aveva 26 anni quando uscì questo libro, che fu preceduto dal Circolo Pickwick. Anche qui troviamo tematiche molto molto care allo scrittore, primo fra tutti la questione dell'infanzia e dei bambini. Degli orfani. Può essere leggere Dickens per un animo sensibile al tema dell'infanzia non sempre facilissimo, perché Dickens ci mette di fronte a condizioni di vita veramente molto molto dure. Sappiate che i libri di Dickens hanno un lieto fine. Ecco, questa è l'unica cosa che vi posso dire. Dickens scriveva a puntate, come tantissimi scrittori dell'epoca. Quindi non solo i suoi romanzi sono piuttosto avventurosi, ogni capitolo si chiude con un cliffhanger perché poi il lettore dell'epoca comprasse la successiva rivista per continuare la sua lettura, quindi sono sempre molto avventurosi ma spesso finiscono bene perché comunque Dickens era uno che strizzava l'occhio al suo lettore, questo senza ombra di dubbio. Ciò non toglie niente della magnificenza, secondo me, di questo autore. Come spesso vi dico, non si può parlare di Dickens senza parlare di Wilkie Collins. Wilkie Collins e Dickens furono amici, collaboratori, seri parenti, si odiarono per un certo periodo, furono rivali, si invidiarono. Insomma, il rapporto fra Dickens e Wilkie Collins è un rapporto estremamente complicato, molto ben descritto da Dan Simmons in Drood, ma lo vedremo dopo. In ogni caso, Wilkie Collins era uno scrittore di libri sensazionalistici, anche questi scritti a puntate. La sua forza grandissima è nelle trame. Nelle trame probabilmente è superiore a Dickens, il quale ogni tanto infilava qualcosa di poco verosimile, ma poco importa. Il mondo Dickens è un mondo a parte, o lo si ama o lo si odia, io lo amo profondamente. Wilkie Collins era un grande narratore di trame, inventò di fatto il poliziesco. Per l'Inghilterra fu la base di tutto quello che venne dopo, Conan Doyle e Agatha Christie compresi. Si tratta di classici piuttosto ponderosi, ma assolutamente godibili, molto più semplice Wilkie Collins da leggere rispetto a Dickens, decisamente meno pesante. Su tutti, La donna in bianco, uscito nel 1860, e La pietra di luna del 1870. Questi sono i due esempi, secondo me, più rappresentativi, più importanti dell'opera di Wilkie Collins, quelli che io vi consiglio di leggere. In realtà, oltre a Dickens e Wilkie Collins, nel medesimo gruppo c'è anche un altro scrittore di cui vi ho parlato poco, semplicemente perché ho letto un solo suo libro e perché l'ho letto tantissimo tempo fa. Ma malgrado il mio amore assoluto per Dickens, forse quello che vi mostro adesso è stato fino a un paio di mesi fa il mio classico inglese preferito, e parliamo di William Makepeace Thackeray con Fiera di vanità. Fiera di vanità è un libro straordinario. Cito Thackeray subito dopo i due amici di prima perché viveva negli stessi anni. Tanto per farvi capire, allora Dickens, vi dico nascita e morte, 1812-1870. Collins, 1824-1889. William Makepeace Thackeray, 1811-1863. Sono autori che si conoscevano tra di loro. Thackeray e Dickens si odiavano, non si sono mai tollerati. Il carattere di Thackeray era molto diverso da quello di Dickens, era un uomo molto più rigido, molto più compunto, molto più severo anche nell'aspetto, ma con una capacità anche di ironia e di complessità nel guardare il mondo e le persone. È sicuramente pari a quella di Dickens. Fondamentalmente erano invidiosi l'uno dell'altro. Si tratta di rivalità letteraria, dai. C'è sempre stata, è sempre esistita e mai finirà. Fiera
Fiera di Vanità è un libro bellissimo. Voglio leggere assolutamente altro di Thackeray. È anche qui una disamina meravigliosa, però qui dell'ambiente più borghese dell'epoca vittoriana. Fondamentalmente la storia è incentrata sulle figure di due personaggi femminili, uno estremamente forte e innovativo, ovvero Becky Sharp. Becky Sharp è una ragazza figlia di un pittore e di una ballerina che decide di compiere una scalata sociale, vuole arrivare e lo fa un po' in tutti i modi opportuni e inopportuni che le si presentano davanti. L'altro personaggio femminile è il suo rovescio, si tratta di Amelia Sedley, che invece ha una nascita assolutamente borghese e aspira semplicemente a un buon matrimonio felice e sereno. È splendido questo libro, bello ciccione, ma si legge con estrema, estrema facilità. Ci sono altri scrittori, parlo di uomini in questo caso, che io non ho mai letto e che costituiscono una lacuna, sicuramente per chi sostiene di amare il periodo vittoriano, ma io mi auguro, e qui vabbè, non tocchiamo niente, ma è come se di avere tempo, insomma, per approfondire meglio. In primo luogo vorrei leggere Thomas Hardy, non ho mai letto niente. Lui 1840-1928 e anche Anthony Trollope 1815-1882. Ce ne sono sicuramente tanti altri, ma diciamo che i primi che vorrei affrontare e che non conosco sono questi due. Come vi ho detto prima, questo video non ha nessuna aspirazione accademica, di spiegazione di nulla, vi parlo di quello che ho letto, di quello che mi è piaciuto, di quello che mi piacerebbe leggere, né più e né meno. L'epoca vittoriana vede anche la nascita, no, la nascita, diciamo, l'affermarsi di tante scrittrici. In realtà c'erano degli esempi di enormi scrittrici che precedono l'età vittoriana, una su tutte, Jane Austen. Jane Austen nasce nel, l'ho scritto da qualche parte tra i miei vari appunti, sì, Jane Austen 1775-1817, quindi siamo ben prima l'età vittoriana, e poi vabbè, Mary Shelley 1797-1851, una donna grandiosa, senza ombra di dubbio. Nel periodo vittoriano si impongono quella che ho citato prima, Elizabeth Gaskell, che appunto ha un approccio piuttosto politico e sociale alla scrittura. Nord e Sud è il primo che vorrei leggere suo, ma non l'ho mai letta. Poi abbiamo ovviamente le sorelle Bronte, quindi abbiamo Charlotte 1816-1855, Emily 1818-1848 e Anne 1820-1849. Io di loro ho letto solo Cime tempestose e Jane Eyre, quindi di Charlotte Cime, scusate, Jane Eyre e di Emily Cime tempestose. Ho da leggere ancora Villette di Charlotte Bronte, ma poi proseguirò senza ombra di dubbio. In assoluto, quello che è diventato un paio di mesi fa, che ha soppiantato probabilmente Fiera di Vanità nel mio, diciamo, alle vette per quanto riguarda i classici dell'Ottocento, è Middlemarch di George Eliot, che è uno pseudonimo per Mary Annie Evans 1819-1880. Vi lascio il video in cui vi ho parlato in maniera approfondita di questo mega volumone che è bellissimo. Probabilmente tra quelli che vi ho mostrato è più difficile dal punto di vista dello stile e della lingua. George Eliot è sicuramente una scrittrice colta bisogna un po' entrarci, insomma, nella sua scrittura e prenderci confidenza. Ma è una scrittrice che in questo libro, ma penso anche in altro, ha affrontato diverse tematiche, tutte, come per tutti gli altri scrittori di cui vi ho parlato, molto legate alla sua appartenenza storica e geografica, ma assolutamente universali.
si parla anche qui di politica, in senso anche stretto, della differenza tra le classi sociali, delle aspirazioni umane, dei rapporti tra le persone, dei matrimoni, ad esempio, e anche tanto della questione femminile, che è un tema affrontato anche dalle Bronte, evidentemente, ma anche da Wilkie Collins, ma anche da Dickens. Gli scrittori vittoriani, nonostante questa moralità rigida in cui nascevano, in cui scrivevano, sono stati piuttosto liberi di affrontare anche tematiche molto moderne. Quello che mi ha sempre estremamente affascinato di quest'epoca è stata questa voglia, questo mai placato desiderio di andare a fondo alle cose, di studiare l'uomo, di capire quali erano i problemi dell'epoca per superarli, di denunciare, di andare oltre. È un tipo di letteratura, secondo me, molto lungimirante. È stata capace di vedere dove è andato l'uomo dopo. È un po' questo il valore dei classici, no? I classici, anche se spesso sono legati tantissimo al loro periodo storico di appartenenza, quando diventano classici, sono classici che parlano anche di noi, perché le tematiche di cui vi parlano questi classici sono anche quelle che affrontiamo quotidianamente, mutatis mutandis, ovviamente c'è stata un'evoluzione sotto tutti i punti di vista, ma i temi sono ancora quelli e loro ci sono arrivati prima, per me gli inglesi prima di altri, anche proprio per una questione storica. Per come vi ho detto che era l'Inghilterra all'epoca, si parlava di una potenza economica piuttosto rilevante e di una pace, diciamo, sociale, anche se con tutte le contraddizioni di cui vi parlavo. Pensate a com'era l'Italia in quel periodo. Non che non abbia prodotto ottima letteratura, ma l'Italia non esisteva ancora. E qui invece parliamo di un impero. Quindi c'erano proprio condizioni, secondo me, che hanno portato a questo tipo di letteratura. Per restare sui classici, esistono anche dei classici tardo-vittoriani che riprendono tutto il filone gotico, mistico di cui vi parlavo prima, ovviamente su tutti, Bram Stoker con Dracula. Allora, Stoker è del 1847 e muore nel 1912, Dracula è del 1897 e poi abbiamo due grandissimi scrittori che hanno esaminato con estremo coraggio l'animo umano e il doppio per quanto riguarda l'animo umano. Quindi non si può non citare Oscar Wilde con Il ritratto di Dorian Gray, che è la linea di congiunzione, probabilmente, Oscar Wilde, nonché il taglio definitivo, insomma, tra l'età vittoriana e quello che ci sarà dopo. Il ritratto di Dorian Gray, lo sapete tutti, indaga l'animo umano attraverso il doppio, attraverso la compresenza all'interno di una persona di bene e di male. Quante cose c'ho scritto io sopra questo libro, vabbè. Di bene e di male. In un modo diverso, affronta il doppio anche Robert Louis Stevenson con lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ho delle copie bruttissime, lo so. Prima o poi le ricomprerò. Stevenson 1850-1894. E appunto qui siamo in un'epoca tardo vittoriana, ma ricordiamoci che siamo noi a posteriori a come dire, compartire la storia, le epoche, appunto a posteriori. Non è che nel momento in cui muore la regina Vittoria cambia tutto. Insomma, ci sono anche degli scrittori di passaggio che raccolgono alcune suggestioni anziché altre. Sicuramente Stevenson è influenzato anche dalla moda dei penny dreadful, altro fenomeno sociale dell'epoca importantissimo. I penny dreadful sono quelle riviste di materiale sensazionalistico che poteva essere paranormale come no. Possiamo parlare in fondo dei primi thriller mainstream o dei primi horror mainstream che venivano letti da tutti, anche dal popolo, ma poi ci arriviamo. Stevenson fu molto influenzato anche da questo tipo di fenomeno. Per quanto riguarda i classici, mi fermo qui, ripeto, non
Non può essere esaustivo il mio video per nessun motivo. Vuole fungere solo da stimolo, però bevo perché io sono stufa di arrivare a fine video senza saliva, quindi bevo. Allora, ci sono anche dei libri contemporanei che vi voglio consigliare brevemente rispetto all'epoca vittoriana. Non si può non citare di Michel Faber Il petalo cremisi e il bianco, su cui io vi feci un video moltissimi anni fa quando lo lessi. Questo bel mattone che costò all'autore belga 20 anni di ricerca e 10 anni di scrittura. Questo è un libro meraviglioso come risultato proprio. Se leggete questo libro vi sembra di leggere a tutti gli effetti un romanzo vittoriano. L'autore ha studiato tutto, compreso lo stile vittoriano dell'epoca. La modernità, il fatto che si avverta, diciamo, la contemporaneità di questo libro sta nel fatto che c'è più realismo, quindi i fatti sono meno edulcorati, i personaggi sono un po' più veri e meno simbolo di qualcosa. E al contempo un filo più di, non vorrei dire humor perché non c'è humor, ma diciamo che è più, non so come dire, è più realistico, sì, è più realistico anche negli aspetti un pochino più crudi, anche del linguaggio tra le persone, meno edulcorato. Il personaggio fondamentale di questo romanzo è Sugar, quindi la protagonista è una prostituta, anche lei che si prefigge una scalata sociale. Abbiamo una meravigliosa analisi della società dell'epoca e una capacità descrittiva di entrare nel dettaglio che ricorda molto quella di Dickens, secondo me. Secondo me è un romanzo assolutamente da leggere. Andiamo un po' alla metaletteratura. Anche qui mi pare che sì, nello stesso video c'è sia questo libro che questo di George Eliot. Passiamo alla metaletteratura per andare da Antonia Baiet con Possessione. Come vi ho detto spessissimo, questo libro è un libro che ha inventato un mondo dalla A alla Z. Innanzitutto, l'autrice è una studiosa dell'epoca vittoriana, della letteratura vittoriana, di George Eliot in particolare, tra l'altro, e della poesia vittoriana. Lei inventa due personaggi, due poeti, un uomo e una donna, vittoriani, e ricostruisce come se analizzasse dei reperti storici, quindi ricostruendo proprio come fanno due studiosi la relazione, la vita tra queste due persone, che sono anche personaggi piuttosto coraggiosi da descrivere, specialmente Christabella Mott, la protagonista femminile, che è una donna estremamente anomala per l'epoca, con una sessualità molto fluida, e qui i richiami al femminismo, all'indipendenza femminile sono moltissimi. La Baiet è riuscita a inserire anche il filone più gotico della letteratura vittoriana, perché dalla metà in poi ci sono anche tinte un po' cupe in questo romanzo, che è veramente di una ricchezza di spunti veramente veramente incredibile, e ve lo consiglio assolutamente. Non come si fa a parlare di epoca vittoriana e metaletteratura senza citare La verità sul caso di Dickens e Fruttero Lucentini. Ve lo rispiego un'altra volta perché tantissime volte mi fate questa domanda. Allora, questo libro di Fruttero Lucentini si occupa di analizzare capitolo per capitolo attraverso un escamotage divertentissimo l'ultima opera rimasta incompiuta di Charles Dickens, che era un mystery che non è mai stato risolto perché Charles Dickens è morto dopo che erano usciti i primi sei fascicoli che riguardavano quest'opera. Non ha mai lasciato detto come sarebbe finito il libro, quindi non lo sappiamo. Quindi che cosa fanno Fruttero Lucentini? Immaginano di raccogliere a Roma i maggiori detective o giudici o comunque persone di legge della letteratura mondiale a indagare sul caso T. Voi mi chiedete spessissimo se
bisogna leggere prima Il mistero di Edwin Drood, che è l'opera di Dickens. Non è necessario, semplicemente perché questo libro contiene Il mistero di Edwin Drood. Infatti c'è scritto Dickens e Fruttero Lucentini. Voi lo vedete piuttosto breve, uno perché erano le vecchie edizioni in Audi scritte in minuscole, adesso nell'edizione in Audi attuale è altro il doppio, due perché comunque Il mistero di Edwin Drood non era neanche a metà. Per cui ci sta tutto qui dentro. Quindi voi leggete contemporaneamente due libri. Leggete Dickens e poi leggete la parte scritta invece da Fruttero Lucentini. Questo libro non si chiama a caso La verità sul caso D, perché in realtà, man mano che andiamo a leggerlo, D da Drood si trasforma in Dickens, nel senso che è un libro su Dickens, anche questo. Ma è un libro anche su tutti i detective e sulla la nascita della letteratura poliziesca e di questi personaggi. È una fonte inesauribile di informazioni scritte in maniera acutissima da questi due grandi intellettuali italiani, che sono stati una grandissima ricchezza per noi. Non posso assolutamente non consigliarvelo, avrete tantissime nozioni, divertendovi tantissimo. Questo è un modo meraviglioso per studiare, tra virgolette, per riconnettermi un po' al discorso che facevo all'inizio. Non è necessario, magari a 30-40 anni, quando lavorate, avete una famiglia, siete stanche, prendere dei manuali e studiare. Si può arrivare attraverso una lettura piacevole anche a conoscere molte cose e farlo magari in maniera estremamente più stimolante. E poi, vabbè, anche qui assolutamente metaletteratura con Drood di Dan Simmons. Nell'ordine io leggerei prima La verità sul caso D e poi Drood. Perché qui innanzitutto avete il libro di Dickens, che per forza va letto, prima di aver letto questo, o magari va vista la serie televisiva. In ogni caso, Drood, il mistero di Edwin Drood, prima di arrivare qui, lo dovete conoscere. Che ci arriviate da Fruttero Lucentini o che ci arriviate da Drood di Dickens e basta, lo dovete aver letto. Allora, questo è un libro meraviglioso. È la più grande scoperta per me del 2021. Attraverso una storia bellissima, gotica e molto molto cupa, Dan Simmons ci porta tutti i temi dell'età vittoriana, da Londra a come si viveva all'epoca, alla biografia effettiva di Charles Dickens e Wilkie Collins, per niente edulcorata. Qua noi conosciamo questi due scrittori nel bene e nel male, in tutto quello che li riguarda, le fonti da cui ha tratto le notizie Dan Simmons sono innumerevoli. Dan Simmons è uno scrittore molto molto preciso, nulla di quello che troverete nei suoi libri è inventato o falso quando si tratta di parlare di personaggi realmente esistiti, di eventi realmente accaduti, è profondamente accurato. Credetemi che voi, dopo aver letto questo libro, avrete una conoscenza della vita di questi due autori piuttosto elevata. Secondo me un 70-80% di cose da sapere su di loro le sapete, le saprete. E saprete anche dei risvolti delle loro vite che magari sulle biografie ufficiali, almeno fino a che non ci sono state quelle più accurate degli ultimi anni, mi pare che quella di Aykroyd su Dickens fosse del 90, quindi almeno fino ad allora magari certe cose non si sapevano neanche a fondo. È bellissimo questo libro anche per quanto riguarda Londra. Tutti i talloncini gialli sono quelli che si riferiscono alla Londra dell'epoca. Ci sono alcune pagine che riguardano queste, ad esempio, tutto questo capitolo, i temi della povertà di cui vi parlavo prima, delle condizioni di vita a Londra che sono impressionanti. Io non avevo mai letto in questi termini da nessun'altra parte. Si parla di questa enorme crescita demografica di cui vi accennavo. Londra contava all'epoca 3 milioni di abitanti che vivevano nelle condizioni di cui vi parlavo. Si tratta di una città in cui non c'erano le fogne, si tratta di una città in cui uno dei problemi più grossi, a parte la prostituzione, la mortalità infantile, la povertà, la fame di cui vi parlavo prima, erano i cimiteri. La gente moriva e non sapevano più dove metterla. La gente povera moriva ai bordi delle strade e i cadaveri rimanevano a decomporsi sulla strada. Le prostitute uccidevano i bambini appena nati e li lasciavano sulle davanzali delle finestre, i cadaveri.
Così, questo accadeva. I cimiteri erano sovraffollati, passatemi il termine, ma il problema era enorme anche dal punto di vista dell'inquinamento. C'erano quartieri interi in cui a Londra non si poteva camminare perché non si poteva respirare per i miasmi di morte, che si sentivano in questi quartieri. Le falde acquifere erano inquinate, la terra era unta. Erano condizioni incredibili e qui Desimos ve le racconta tutte. È un libro pienissimo di cose meravigliose, vi racconta la genesi dei romanzi. Quando prima vi dicevo ad esempio una cavolata, giusto un esempio così, vi dicevo che c'erano queste associazioni che si preoccupavano di redimere le prostitute. Wilkie Collins in La pietra di luna inserisce un personaggio che è una domestica, che è una donna appunto raccolta da una di queste associazioni per essere poi messa in una famiglia benestante, che poi è la famiglia dei protagonisti del romanzo. Questa domestica avrà un ruolo piuttosto importante nella vicenda. Nella prima stesura di Wilkie Collins, questa donna doveva essere un'ex prostituta, cambiò poi e divenne un'ex ladra. Perché era un po' difficile sostenere questa cosa, però per dire, no? E sempre nella Pietra di Luna si parla anche lì di queste associazioni, vengono un po' prese in giro, a dire la verità, religioso, cattoliche, non cattoliche, scusate, religioso, cristiane, che si occupavano di queste cose. Insomma, vi dà tantissime, tantissime nozioni. La lettura di questo libro è straordinaria. Non è leggerissimo, è molto, molto denso, ma è veramente, veramente stupendo. Restiamo nella metaletteratura, ma vi parlo di un libro che non ho ancora letto e che leggerò. Ve l'ho citato nell'ultimo video haul, Felix J. Palma, La mappa del tempo. Questo è un libro sui viaggi nel tempo, ma ambientato nell'epoca vittoriana, ai tempi di Jack lo Squartatore, quindi abbiamo anche quella tematica, e qui conosceremo invece H.G. Wells, altro esponente dell'epoca vittoriana, scrittore di genere. Lui inventò la fantascienza, per l'Inghilterra c'è poco da fare, e qui lo conosciamo. Per farvi capire come io lavoro nella mente quando penso a leggere un libro, io ho già deciso di comprare, di leggere prima di questo, La macchina del tempo di Wells, perché si riferisce questo libro a quel libro che non ho letto e perché l'ho visto in edizione in Audi tradotto da Michele Mari. Quindi qual è il mio ragionamento? Io vorrei leggere Michele Mari, ma non l'ho ancora letto. Ho letto Uomini topi di Steinbeck, da lui tradotto con prefazione sua. Adesso voglio leggere quest'altro libro che si va a innescare in questo, che si va a innescare nel tema dei viaggi nel tempo, ma anche nella società vittoriana, tradotto da Michele Mari. E io nella mia mente ho fatto un collegamento straordinario per dire che a volte basta questo a farvi incuriosire di alcune cose. Parlavamo di Jack lo Squartatore, altro libro che voglio assolutamente leggere, che si innesta anche qui in realtà in una passione che io ho, ovvero quella del true crime, Elly Reubenhold, Le cinque donne. Questa è la biografia, le vicende delle cinque vittime di Jack lo Squartatore. Quindi anche qui si andrà a parlare dell'epoca vittoriana, di prostituzione, dell'opinione pubblica, dell'informazione, di come era considerata la famiglia, le abitudini nascoste degli inglesi. Cosa volete che vi dica? Stupendo. True Crime, di nuovo, la Summer Scale, voi dovete leggerla tutta, appunto. Purtroppo per ora noi abbiamo solo questi tre libri, io ne ho letti due, quelli che riguardano il true crime, ma anche il terzo di epoca vittoriana, li leggerò tutti e tre e poi vorrei leggere qualsiasi cosa scriva. Come vi ho già spiegato, qui invece vi linko il video sul true crime, che vi ho fatto perché ve ne parlo meglio. Ho letto per primo Omicidio a Rock Hill House e poi Il ragazzo cattivo. Kate Summerscale studia l'età vittoriana, il suo campo di azione, di interesse, e
E qui abbiamo in questo caso la descrizione di un omicidio a porte chiuse, muore un bambino, solo i 12 presenti in casa, familiari compresi, erano sospettati perché solo uno di loro poteva aver commesso l'omicidio. La Summer Scale parte sempre da un evento particolare, lo esamina a fondissimo, quindi avete tutto il caso esaminato minuziosamente. Ma poi allarga il suo raggio di analisi. In questo caso parliamo della nascita della sezione investigativa in Inghilterra, cosa che poi ha influenzato tutta la letteratura. In primo luogo Wilkie Collins, ad esempio, il sergente Cuff di La pietra di Luna è ispirato all'investigatore che si occupò di questa vicenda nello specifico. Un episodio di questa vicenda è riportato di pari passo ne Il mistero di Edwin Drood di Dickens. Influenzò Conan Doyle, influenzò Edgar Allan Poe questa vicenda. Comincio a non sentire più la lingua. Insomma, è un pozzo senza fondo di notizie, scritte in maniera per niente noiosa. Sembra di leggere un romanzo a tratti, e comunque anche dove si capisce che non è romanzo è assolutamente leggero, godibile da leggere. Il ragazzo cattivo ha una vicenda che si ambienta invece alla fine dell'epoca vittoriana. Parliamo di un ragazzino di 12 anni che ha ucciso sua madre. Qui invece l'argomento presta il fianco a trattare altri temi, come ad esempio l'infanzia, come vi spiegavo prima, l'istruzione. A quest'epoca, siamo nel 1895, l'istruzione è già diventata obbligatoria anche grazie agli interventi di Dickens, per cui anche i ragazzi proletari cominciano a frequentare questi grandi istituti, grandi scuole che prima praticamente non esistevano, una scuola più moderna, più vicina a quella a cui noi siamo abituati. Quindi anche i ragazzini del proletariato, nuova fascia, effettivamente ormai in questo periodo radicata a livello sociale, quindi operai, famiglie di operai, anche questi ragazzini ormai sapevano tutti leggere, motivo per cui ci fu una grande diffusione dei Penny Dreadful, ad esempio. Si parla dei Penny Dreadful qui, che erano romanzetti appunto che questi ragazzini mangiavano, ed è quello che si è portato dietro questa cosa. Si parla della cura della malattia mentale, dei manicomi, si parla della gestione della giustizia, di come venivano fatti i processi. E poi abbiamo questo che è l'ultimo che mi rimane da leggere, ma ce l'ho in TBR per giugno: La rovina di Mrs. Robinson, storia segreta di una donna vittoriana. Qui parliamo del primo caso di divorzio in Inghilterra in cui un uomo ha chiesto il divorzio per adulterio della moglie. E qui abbiamo una buona analisi, credo proprio, avendo già letto gli altri due libri, non ho motivo di dubitarne, della condizione femminile in età vittoriana, anche per quanto riguarda appunto la sua indipendenza, il suo ruolo all'interno della famiglia. Ci sono anche legami al tutto il discorso sull'isteria, su quella che veniva chiamata allora isteria, in cui venivano infilate prima o poi un po' tutte le donne quando alzavano un pochino la cresta. L'ultimo romanzo che vi voglio citare, qui siamo fuori dall'età vittoriana perché parliamo del 1910, ma come vi dicevo prima, la storia non viaggia mai a compartimenti stagni. La regina Vittoria è morta nel 1901, non è che nel 1910 siamo su Marte. Tra l'altro, se avete visto il mio video sulla saga dei Casalet, sapete bene anche da lì, anche dalle descrizioni di Elizabeth Jane Howard, quanto in realtà la morale vittoriana, la modalità di vivere di quell'epoca abbia assolutamente travalicato abbondantemente il secolo, e certe cose di fatto sono state abbandonate anche un po' a forza solo a causa o grazie alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche qui parliamo di un true crime, anche qui parliamo di condizione femminile anche, con Jane Robbins e il magnifico Spilsbury, ovvero gli omicidi delle vasche da bagno. Qui si tratta delle vicende di un uomo che sposava le donne per poi ucciderle,
affogandole nella vasca da bagno. Quindi anche questo lo devo ancora leggere, ma anche qui non vedo l'ora di leggerlo. Insomma, ve lo do come spunto di lettura in più. A questo punto mi sa che vi ho detto tutto, come sempre ho fatto un video lungo, ma ormai finisco sempre anche dicendo che ho fatto un video lungo, tanto ormai lo sappiamo che i video li faccio a lunghi e buonanotte. Spero davvero tantissimo di esservi stata di spunto e spero che abbiate, di essere riuscita a spiegarmi bene nel mio intento, che non voleva essere certo quello di una persona che si mette in cattedra a spiegare ciò che neanche lei sa. Vi racconto solo come va il mio cervello quando mi interessa tantissimo una cosa e ho voglia di sapere il più possibile senza studiare. Detto ciò, ho detto tutto. Vi ringrazio un sacco, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!